Putin non è una lotta di potere, ma di principi. Kennedy Jr., un raggio di luce? Orban, gli USA abbandoneranno l'Ucraina. Trattato di sicurezza Ucraina-Ungheria bloccato. Pentagono, affrettarsi a inviare armi all'Ucraina. Sanzioni, pronta la marcia indietro? Germania, elezioni in vista? Tifosi israeliani tra rovescismo storico e disinformazione. Georgia, porte chiuse dall'UE? Accuse di sabotaggio. Russia protesta con il Canada. Parata di incendi nell'industria bellica. Il viaggio interstellare continua. Putin non è una lotta di potere, ma di principi. Con un po' di ritardo rispetto ad altri leader internazionali, alla fine sono arrivate anche le congratulazioni di Vladimir Putin a Donald Trump per la sua vittoria alle elezioni presidenziali statunitensi. L'occasione è stata fornita dalla sessione plenaria di ieri del Club Valdai, durante la quale l'inquilino del Cremlino ha toccato tutti i principali dossier di politica internazionale, a cominciare naturalmente dal deteriorato rapporto fra il suo paese e l'Occidente. Il presidente russo si è detto convinto che le turbulenze attuali si tradurranno inevitabilmente in un nuovo ordine mondiale, in cui nessun paese potrà più essere egemone. Un sistema che non avrà quindi più niente a che fare con quelli partoriti dagli accordi di Vestfalia o di Yalta. Per descrivere questa nuova realtà, Putin ha parlato di un mondo polifonico, in cui tutte le voci saranno ascoltate. Coloro che hanno l'abitudine di esibirsi da solisti dovranno abituarsi al nuovo spartito mondiale, ha spiegato il leader del Cremlino, aggiungendo che in futuro non sarà più possibile per un singolo paese o per una piccola parte dell'umanità imporre il proprio modello come l'unico possibile. Un'attitudine questa che, secondo Putin, è equiparabile in tutto e per tutto al razzismo. Motivo per cui, per il presidente russo, lo scontro attuale non è tanto una lotta di potere, ma piuttosto di principi. E il principio che Mosca continuerà a seguire non sarà quello di percepire l'Occidente come nemico, né tantomeno quello di imporre la sua mentalità ad altre nazioni. Putin ha poi affermato che se fino a qualche anno fa l'Occidente si limitava a essere cinico, adesso è diventato anche irrazionale, tanto da arrivare a credere ciecamente nella propria impunità. A cominciare dalla questione ucraina, che secondo il presidente russo potrà essere risolta solo giungendo ad un accordo a lungo termine. Non dovrebbe trattarsi di una tregua di mezz'ora o di sei mesi per far arrivare a Kiev altri proiettili, ha dichiarato l'inquilino del Cremlino in un chiaro riferimento agli accordi di Minsk, che per ammissione degli stessi leader occidentali, fin dall'inizio dovevano servire unicamente a riarmare l'Ucraina. I rapporti di buon vicinato tra i due paesi saranno impossibili senza la neutralità di Kiev, ha quindi spiegato Putin, dicendo di essere pronto per i colloqui di pace, a patto che questi non si basino sulle liste dei desideri di Kiev, che cambiano di mese in mese, ma su quella che è la reale situazione sul campo. Se risolvere la questione ucraina sarà un nuovo passo fondamentale per arrivare al nuovo ordine multipolare perorato da Mosca, il percorso da compiere in quella direzione non sarà però affatto indolore, ha avvertito il leader russo, annunciando che il mondo è appena entrato in un ventennio che sarà probabilmente più difficile di quello che ha appena trascorso. Fra i problemi che renderanno complicato questo periodo, Putin ha citato non solo i conflitti regionali che si stanno già espandendo a macchia d'olio, ma anche le epidemie globali, l'intelligenza artificiale e le questioni etiche. Questioni come quelle dello sport. A mio avviso, ha affermato il leader russo, alcune competizioni non sono fatte per le donne,
Le ragazze mi diranno che magari mi sbaglio. In ogni caso, se decidono di fare box o wrestling, le donne dovrebbero comunque competere fra di loro e non contro gli uomini. Anche in questo caso, così come nella questione geopolitica, l'Occidente sembra infatti aver perso quella razionalità che, a detta dello stesso Putin, ha permesso agli Stati Uniti e ai suoi alleati di ottenere grandi successi in passato. Kennedy Jr., un raggio di luce? La burocrazia dell'FDA dovrebbe essere snellita, ha dichiarato Robert Kennedy Jr., esprimendo la volontà di fare piazza pulita della corruzione. Rispondendo a un'intervista sulla rete MSNBC, mercoledì 6 novembre, Kennedy ha precisato che ci sono interi dipartimenti, come quello della nutrizione dell'FDA, che devono sparire e che non stanno facendo il loro lavoro. Non stanno proteggendo i nostri bambini. Citando un dialogo personale intercorso in queste ore con il neopresidente, Robert Kennedy si è detto in procinto di fare una proposta sul proprio impegno nella nuova amministrazione. Donald Trump vuole rivoluzionare gli Stati Uniti e credo che lo farà, si è lasciato andare Kennedy su Fox News. Allo stesso tempo Kennedy ha promesso una rivoluzione della salute, dicendo basta con le lobby interne ai dipartimenti. Vogliamo una sanità che lavori per gli americani, non per i profitti, ha più volte ribadito il leader politico, che a quanto pare ha messo in subbuglio i vertici dell'industria farmaceutica a stelle e strisce. Lascerò che Kennedy si scateni sul cibo e sulle medicine, ha dichiarato Trump al Madison Square Garden durante la campagna elettorale, lasciando intendere che Kennedy, in un modo o nell'altro, avrà un ruolo importante e incisivo nella sua amministrazione. Orban, gli USA abbandoneranno l'Ucraina. Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha dichiarato che il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ritirerà il suo paese dal conflitto in Ucraina, lasciando i leader dell'Unione Europea in una posizione scomoda e difficile. La situazione sul fronte è chiara, è una sconfitta militare. Gli americani usciranno da questa guerra, ha dichiarato Orban. L'Europa da sola non può finanziare questa guerra. Orban ha affermato che alcuni leader dell'Unione Europea vogliono continuare a versare fondi in una causa chiaramente persa. Nel frattempo, pochi paesi che sostengono la de-escalation e i negoziati, tra cui l'Ungheria stessa, la Slovacchia e il Vaticano, si sentono ora maggiormente motivati a percorrere la via diplomatica. Secondo Orban, il cambiamento di rotta negli Stati Uniti segue la vittoria elettorale di Donald Trump, che ha sostenuto di poter porre fine al conflitto in Ucraina in 24 ore. Orban prevede cambiamenti globali dopo questa elezione, definendola una vittoria così grande che può essere visibile da Marte. I politici che hanno puntato sulla vittoria dell'Ucraina si trovano ora in difficoltà, ma sapevano che questa era una situazione possibile, ha aggiunto Orban. Il primo ministro ungherese aveva provato ad avviare una missione di pace recandosi a Kiev, Mosca, Pechino e negli Stati Uniti, dove aveva discusso la questione sia con Joe Biden che con Donald Trump. Budapest ha poi inviato un rapporto agli altri Stati membri dell'Unione Europea, suggerendo loro di prepararsi a un cambiamento sulla questione ucraina affinché nessun leader possa restare sorpreso. Il problema più grande in Europa oggi è che non si parla con chi dovrebbe essere interpellato, ha concluso. Questo è un lusso che la politica non può permettersi. Trattato di sicurezza Ucraina-Ungheria bloccato. Giovedì scorso il tanto atteso accordo bilaterale di sicurezza tra Ungheria e Ucraina non è stato finalizzato. Durante una conferenza stampa a Budapest, il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha spiegato che il motivo principale è stata la mancata volontà dell'Ungheria di sostenere l'ingresso dell'Ucraina nella NATO. Zelensky ha sottolineato come l'Ucraina abbia già raggiunto accordi simili con altri paesi occidentali, considerati misure provvisorie, mentre Kiev continua a inseguire l'obiettivo di adesione alla NATO. Zelensky ha dichiarato che, oltre all'adesione alla NATO, l'unico modo per garantire la sicurezza nazionale ucraina sarebbe l'acquisizione di armi nucleari. La questione della NATO ha fatto deragliare l'accordo proposto, ha detto Zelensky. Nel documento attuale non c'è supporto dell'Ungheria per l'ingresso dell'Ucraina nella NATO.
e poiché non c'è, il documento non sarà firmato. Nel suo piano di vittoria, Zelensky ha ribadito che l'invito immediato a entrare nella NATO è fondamentale. Tuttavia, funzionari ungheresi hanno avvertito che una tale decisione potrebbe portare direttamente alla Terza Guerra Mondiale. Zelensky ha criticato l'approccio dell'Ungheria definendolo irrispettoso. L'Ungheria non tratta l'Ucraina come un suo pari, ha lamentato, e ha aggiunto: l'Ucraina sostiene il fatto che una nazione così meravigliosa come l'Ungheria faccia parte dell'Unione Europea, della NATO, e abbia storicamente resistito alle pressioni dell'URSS. In chiusura, Zelensky ha rivolto un appello agli ungheresi. Questo riguarda esclusivamente il rispetto. Non abbiamo mai messo nessuno più in alto di voi. Chiediamo solo un trattamento equo. Pentagono, affrettarsi a inviare armi all'Ucraina. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato che continuerà a inviare armi all'Ucraina fino all'ultimo giorno dell'amministrazione Biden, con l'obiettivo di esaurire i fondi autorizzati per le forniture prima dell'insediamento del presidente eletto Donald Trump. Mercoledì Reuters e Politico hanno riferito che la Casa Bianca intende accelerare le spedizioni di armi, citando fonti anonime preoccupate che anche se Biden approvasse nuovi aiuti, il Pentagono potrebbe impiegare mesi per consegnare l'equipaggiamento e che il prossimo comandante in capo potrebbe bloccare le spedizioni in qualsiasi momento. La portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, ha dichiarato giovedì che il Dipartimento della Difesa si aspetta che Trump non blocchi i pacchetti già approvati dal suo predecessore. Ha spiegato che il Pentagono ha ancora circa 4 miliardi di dollari in armi disponibili tramite la Presidential Drawdown Authority e circa 2 miliardi attraverso la Ukraine Security Assistance Initiative. Alcuni sistemi d'arma possono arrivare nel giro di giorni o settimane. Altri richiedono più tempo, dipende da ciò che è disponibile nei nostri magazzini, ha affermato Singh. Ha poi aggiunto: i contratti per l'aiuto in Ucraina potrebbero prolungarsi, ma sono comunque impegni presi da questa amministrazione, quindi ci aspettiamo che vengano rispettati. Singh ha promesso che continuerete a vedere pacchetti di aiuti arrivare nelle prossime settimane prima della fine di questa amministrazione. Alla domanda se il Pentagono avesse abbastanza armi e attrezzature nei suoi stock per soddisfare i fondi stanziati entro il 20 gennaio, la portavoce ha evitato di rispondere, affermando: «Stiamo costantemente rifornendo i nostri scaffali». Non entrerò nei dettagli su ciò che abbiamo in magazzino, ma siamo impegnati a fornire all'Ucraina ciò di cui ha bisogno. Dall'inizio del conflitto, il Congresso ha approvato oltre 174 miliardi di dollari in aiuti militari e finanziari per sostenere l'Ucraina. Sebbene permangano incertezze su un possibile cambio di rotta, Trump non ha ancora annunciato piani specifici sugli aiuti a Kiev. Sanzioni, pronta la marcia indietro? Stiamo valutando la possibilità di revocare parte delle sanzioni bancarie contro la Russia, ha fatto sapere il Financial Times a 3 giorni dalla vittoria di Donald Trump. Stando alla stampa finanziaria, i traders delle banche occidentali si stanno già chiedendo se l'uso del rublo sarà permesso. Tutti non fanno altro che parlare di come commerciare con la Russia e se le sanzioni verranno rimosse, ha scritto il Financial Times citando un operatore anonimo. Come ci tiene a sottolineare Fox News, Trump ha preso 295 voti elettorali mentre la Harris soltanto 226, lasciando intendere che la libertà di manovra sarà piuttosto ampia. Il Cremlino non si aspetta che le sanzioni contro la Russia vengano revocate dopo l'arrivo al potere di Trump, ha dichiarato a Sputnik il portavoce del governo Dmitry Peskov. Nel frattempo, ciò che è certo è che gli hedge funds che si erano mostrati contrari alle pale eoliche come Arrow Street Capital e Cube Research e Technologies hanno guadagnato da martedì 1,2 miliardi di dollari. Lontano dal palcoscenico elettorale, dunque, mentre i cosiddetti mercati mostrano il massimo entusiasmo, la nuova finanza speculativa è già al lavoro. Germania, elezioni in vista?
Il presidente tedesco Steinmeier ha annunciato giovedì la sua disponibilità a indire elezioni anticipate qualora fosse necessario in risposta alla crisi della coalizione di governo. Steinmeier ha ufficialmente sollevato dall'incarico tre ministri, il ministro delle finanze Christian Lindner, il ministro della giustizia Marco Buschmann e la ministra dell'istruzione Bettina Stark-Watzinger. Tutti e tre rappresentavano il Partito Liberale Democratico, uno dei tre partiti della coalizione assieme ai socialdemocratici e ai verdi. A seguito della destituzione di Lindner, l'FDP ha ritirato il suo supporto, lasciando Schulz con un governo di minoranza composto solo dal suo partito e dai Verdi. Parlamento, se non ci sarà la fiducia al governo. «Sono pronto per questa decisione», ha dichiarato Steinmeier. Mercoledì la stampa tedesca aveva riferito che Lindner è stato destituito dopo aver proposto elezioni anticipate, vista l'impossibilità di trovare un accordo su un deficit di bilancio da miliardi di euro per il prossimo anno. Secondo Schulz, un punto di forte disaccordo riguardava gli aiuti all'Ucraina, su cui aveva proposto un piano in quattro punti per aumentare il sostegno, che Lindner aveva però respinto. Tifosi israeliani tra rovescismo storico e disinformazione. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha ordinato l'invio di due aerei ad Amsterdam per riportare indietro i tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv che, a suo dire, sarebbero vittime di un pogrom. Ciò che i media dominanti hanno casualmente dimenticato di dire è che i tifosi israeliani hanno rifiutato di osservare il minuto di silenzio per le vittime di Valencia all'inizio della partita dopo che, nelle ore precedenti, avevano messo a ferro e fuoco la capitale olandese. Stando a quanto affermato da un testimone, tutto è iniziato quando i tifosi israeliani hanno strappato una bandiera palestinese dalla facciata di un edificio, aggredendo poi un tassista e la sua autovettura. «Lasciate che l'IDF vinca per fottere gli arabi» è uno degli slogan intonati dai tifosi. Secondo la stampa dominante, invece, gli scontri sarebbero scoppiati nonostante il divieto di una manifestazione filo-palestinese imposto dal sindaco di Amsterdam. A peggiorare il clima è intervenuto il Consiglio per la sicurezza nazionale israeliano che, visto l'appuntamento del Maccabi a Bologna contro la Virtus, ha invitato i connazionali ad evitare di assistere alla partita. Georgia, porte chiuse dall'UE? Giovedì i leader di Francia, Germania e Polonia hanno dichiarato di opporsi all'adesione della Georgia all'Unione Europea, a meno che il paese non revochi alcune recenti leggi considerate in contrasto con i valori e i principi europei. In una dichiarazione congiunta, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro polacco Donald Tusk hanno affermato che per entrare nell'UE la Georgia deve dimostrare il proprio impegno verso le riforme, abrogando leggi che contravvengono ai valori europei. I tre leader si sono detti anche profondamente preoccupati per le numerose irregolarità e intimidazioni denunciate durante le elezioni parlamentari in Georgia del mese scorso, chiedendo un'indagine. La dichiarazione è stata rilasciata a nome del Triangolo di Weimar, un'alleanza regionale formata dai tre stati dell'UE. Anche Washington ha avvertito Tbilisi: ci saranno conseguenze se il governo non cambierà direzione, ritirando leggi considerate antidemocratiche, ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato USA Matthew Miller. Le elezioni del 26 ottobre sono state vinte dal partito di governo Sogno Georgiano, ma le opposizioni hanno contestato il risultato, mentre la presidente Salome Zurabishvili ha dichiarato che la vittoria del partito è stata un'operazione speciale russa, senza però fornire prove a sostegno delle sue accuse. La Georgia ha approvato due riforme controverse quest'anno. Una impone la trasparenza sui finanziamenti esteri per ONG e media, mentre l'altra limita la cosiddetta propaganda pro-LGBTQ. Il governo ha giustificato queste misure richiamandosi ai valori conservatori diffusi nel paese. Mosca ha negato qualsiasi coinvolgimento nelle elezioni. Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha sostenuto che gli americani cercano di attribuire a noi ciò che loro stessi fanno in altre nazioni, spiegando che Washington usa il mito dell'interferenza russa
per screditare governi che non approva politicamente. Accuse di sabotaggio. Russia protesta con il Canada. Il ministro degli esteri russo ha protestato formalmente con l'ambasciata canadese a Mosca in risposta a quelle che ha definito false accuse riguardanti presunti piani di sabotaggio russo contro le nazioni della NATO. La reazione diplomatica arriva in seguito a notizie su indagini in corso relative a pacchi che hanno preso fuoco a luglio nei centri di smistamento della DHL di Lipsia in Germania e Birmingham in Inghilterra. Questi dispositivi, secondo quanto riportato, erano destinati a essere inviati in aereo negli Stati Uniti e in Canada. Secondo il Wall Street Journal, fonti anonime sostengono che l'intelligence militare russa potrebbe essere coinvolta. Mosca ha respinto questa accusa, definendola una fake news priva di fondamento. Alla richiesta di commenti, il governo canadese ha espresso profonda preoccupazione per l'intensificarsi della campagna russa, includendo incidenti informatici, operazioni di disinformazione e attività di sabotaggio, ha dichiarato martedì il portavoce governativo Tim Warrington. Il Canada ha comunicato direttamente a funzionari russi che qualsiasi minaccia alla sicurezza dei cittadini canadesi è inaccettabile. Venerdì Mosca ha notificato al vice ambasciatore canadese che queste speculazioni, diffuse per ordine degli Stati Uniti e dei suoi satelliti, fanno parte della guerra ibrida contro la Russia nel contesto del conflitto ucraino e potrebbero preannunciare una prossima provocazione antirussa. Se un tale piano dovesse realizzarsi, ad esempio sotto forma di operazioni di false flag, la responsabilità ricadrà interamente sulle nazioni che avanzano tali accuse contro la Russia, incluso il Canada, ha dichiarato il Ministero degli Esteri russo. Mosca ha inoltre avvertito che qualsiasi azione ostile non resterà senza risposta, come è già avvenuto in passato. Parata di incendi nell'industria bellica. L'ultimo di una lunga serie di incendi che hanno colpito l'industria militare occidentale è divampato in Inghilterra, nel cantiere navale Barrow-in-Furness della Bae System, dove vengono prodotti i sottomarini nucleari. Le pericolose conseguenze delle radiazioni sono state evitate, si è affrettata a scrivere la stampa britannica, dando la notizia di due lavoratori rimasti uccisi nell'incidente. Pochi mesi prima, in aprile, la Bae System aveva visto andare a fuoco la fabbrica del Galles, con conseguente calo del prezzo delle azioni. Sempre nel mese di aprile, le fiamme sono improvvisamente divampate anche nella fabbrica statunitense di Scranton, in Pennsylvania, mettendo in ginocchio l'impianto della General Dynamics, che produce munizioni da 155 mm, dirette anche alle forze armate ucraine. In Germania, prima a maggio e poi ad agosto, gli incendi sono esplosi negli stabilimenti Dale di Stroisdorf e Berlino. Nell'impianto di Berlino erano immagazzinati acido solforico e cianuro di rame, i cui fumi hanno messo a rischio la popolazione locale. Nel mese di giugno la Polonia ha visto esplodere la fabbrica di armi strategiche Mesko, il più grande produttore di munizioni e razzi della Polonia. Di altro tenore sono stati gli incendi di armi e munizioni che a inizio estate, durante il trasporto dalla Polonia verso l'Ucraina, sono stati generati da un gruppo di ignoti nel distretto di Zierz. Le agenzie di stampa hanno intanto lanciato l'allarme del record di emissioni CO2 nell'aria, senza però far notare che le guerre sono uno dei principali fattori di inquinamento e rilascio di CO2 nell'atmosfera. Il dato di fatto è che con la sua rete di basi militari sparse per il pianeta, l'esercito degli Stati Uniti è il più grande emettitore di anidride carbonica al mondo. Un recente studio del progetto Costi della guerra della Brown University ha fatto emergere che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha un'impronta di carbonio annuale maggiore rispetto alla maggior parte dei paesi sulla Terra. Continua la nostra battaglia per la verità. Mentre la crisi è entrata in una fase non più umana, occorre ora liberarci definitivamente dalla manipolazione e manifestare l'etica che ha generato l'uomo. Nell'era del grande tradimento noi siamo liberi e vogliamo continuare a esserlo. Sostieni Casa del Sole TV tramite bonifico o PayPal. Il viaggio interstellare continua.